Sesta giornata di campionato, qui dalla piscina Scandone, riposa alla 1, terza vittoria stagionale, l'Avion batte il Pomigliano, 9 punti in classifica, superato lo stop a Pescara. Sì, vabbè, fondamentalmente come ho detto già ai ragazzi, sia gara 1 che l'ultima gara prima della sosta è stato diciamo, il risultato figlio di episodi. Non c'è assolutamente da crearsi problemi, sono cose insomma che fanno parte di un'economia del campionato. Sicuramente la reazione dopo la sosta c'è stata, abbiamo continuato a giocare per tutti e quattro i tempi, ora dobbiamo un attimo settare alcuni parametri sia in difesa che in attacco per affrontare la prossima gara, che è sicuramente importante, contro il Basilicata. Squadra in netta crescita, morale alle stelle. Sì, no, i ragazzi stanno bene, ovviamente abituati allo stress che durante la settimana gli do, diciamo la settimana precedente, quella prima della sosta, li ho lasciati abbastanza liberi. Ora però dobbiamo fare questa fase di campionato in un modo ottimale per non andare con le idee confuse a giocare. L'Avion festeggia e soprattutto ringrazia il suo capitano, una bandiera da sempre. Sì, sì, è stata fortunatamente una partita abbastanza semplice, tra virgolette, perché comunque loro nella prima frazione ci hanno dato comunque dei problemi, sono una buona squadra, io spero che comunque, visto che siamo amici, rivali, ma comunque sono anche loro, diciamo, meritano di rimanere in questa categoria. Noi adesso siamo alla quinta partita, ci stiamo giocando il nostro campionato, è molto difficile perché tutte le partite comunque sono difficili, vediamo come va la prossima, giochiamo partita per partita. Le premesse ci sono tutte e l'impegno non manca. Sempre, ci impegniamo sempre al massimo tutti quanti, siamo un gruppo che ci aiutiamo l'uno con l'altro, l'allenatore è un grande allenatore, ci stimola, ci fa allenare bene, ci dà sempre quello che vogliamo e dobbiamo dire che questo è buono, è un buon gruppo questo, può fare molta strada. Purtroppo il Pomigliano ultimo in classifica, 0 punti, però è una squadra di giovani, promettenti e soprattutto l'impegno non manca mai. Grazie soprattutto a te come allenatore. Vabbè, purtroppo quelli che ci seguono, che conoscono la Pallanuoto, sanno che non è come il calcio, purtroppo, perché a calcio anche 11 molto più scarsi degli avversari si chiudono in difesa, nella palla a nuoto purtroppo primeggia sempre quello che è più forte. Purtroppo abbiamo perso 7, 8, 9 elementi della scorsa stagione che si sono comportati benissimo, sono tutti ragazzini, non me la posso prendere neanche con i ragazzi, che ci sono di 98, di 99, 97, giù di lì, quindi più di questo non possiamo fare a oggi. Scuola la tua, ovviamente, Acqua Chiara, un mancino davvero di qualità, e trasfondi l'esperienza e la passione ai giovani ragazzi del Pomigliano. Ci proviamo, le aspettative sono quelle di far andare i ragazzi in prima squadra con l'Acqua Chiara in A1, anche se dobbiamo comunque dare una sterzata, perché questo tipo di risultato non è neanche costruttivo ai fini della crescita dei ragazzi, quindi dobbiamo risistemare un po' le cose. Derby Pomigliano-Avion con l'esordio stagionale, grande portiere e 2 rigori parati, meglio di così non poteva andare. È stata una partita, sulla carta sapevamo che era una partita non difficilissima, però comunque ci tenevamo a fare bella figura perché siamo venuti da una partita giocata a Pescara non benissimo, e quindi avevamo tutte le intenzioni, le buone intenzioni di fare bene. I 2 rigori parati, sono stato fortunato. Il tuo contributo, esperienza e concretezza. Sì, esperienza e concretezza. Oggi c'erano parecchi giocatori con esperienza pure come età. Ci stava Ciccio Grimaldi, il nostro capitano. Poi c'era Nello Danaro. Ci mancava Alberto Petrucci, però è andata bene lo stesso. Anche perché abbiamo una squadra veramente con molti giocatori di alto livello. Dobbiamo solo ritrovare un attimino la strada giusta che il mister ogni giorno ci allena per questo proseguo di campionato. Dalla piscina Scandone è davvero tutto. Diego Scarpitti, Federico TV.